In questo filmato andremo a realizzare questo modello solido. Allora, si tratta di un pezzo abbastanza semplice, forse due proiezioni possono in qualche modo rendere l'interpretazione un pochino più complessa, ma niente di particolare. In questo pezzo notiamo un cilindro, che è questo, che qui è rappresentato nella vista principale. Dall'alto, quindi visto dalla faccia circolare, perpendicolarmente alla faccia circolare, e che qui invece è rappresentato secondo il suo asse longitudinale. E poi un parallelepipedo, che è questo qui più piccolo, di larghezza 20, eccolo qua, e con questa altezza. E non sono messi sullo stesso piano, cioè non hanno nessun piano di inizio e fine che combacia. Allora, l'approccio è sempre lo stesso, quindi andiamo ad aprire un file nuovo di parte. Chiaramente è in millimetri, la scala è 3 a 2, quindi è ingrandito di una volta e mezzo, le misure sono 60, il foglio è 1 a 4 al solito, per cui non possono essere pollici, quindi è in millimetri. E vado ad aprire quindi il modello per i millimetri. Al solito divido lo schermo, quindi qui svilupperò il mio oggetto e qui guarderò come è fatto, e sempre al solito file apri, apro anche un file di disegno. Allora, il metodo è con cui è stato rappresentato la figura che abbiamo come dato del problema è americano. Millimetri americano, quindi vado ad aprire un file di disegno, apri, nuovo, scusate, di disegno, millimetri americano, eccolo qua. Allora, questo lo spostiamo di qua e lo spostiamo in maniera da fare una nuova finestra verticale, in questo modo. Allora, qui ho le mie proiezioni di controllo, qui ho la proiezione dato del problema e qui la modellazione. Cominciamo a costruirci il cilindro. Allora, il cilindro di diametro 30 e con l'origine lo possiamo mettere tranquillamente in mezzeria. Lo facciamo sul piano XY, quindi qui andiamo sul piano XY. Apriamo uno schizzo, costruiamo il nostro cerchio, lo quotiamo e poi lo posizioniamo 30 e poi lo posizioniamo nell'origine. Concludi schizzo. Allora, per il momento fermiamoci così, anche se in realtà vedete che c'è una cavità che lo comprende tutto e un altro piccolo cilindro, un altro piccolo corpo cilindrico di qui la quota non c'è direttamente, però voglio dire si può desumere facilmente, è profonda quanto questo è 5, quindi questa sarà 5 anche lei. Però fermiamoci qui e sviluppiamolo per 20. Allora, torniamo qui, lo schizzo è finito, lo riapro un attimo per solo una verifica che sia completamente vincolato, lo estrudo verso l'alto, qui è andato a finire di qua, i 20, ok. Bene, allora adesso facciamo Allora, ragioniamo un attimo su questa cavità. Questo è un metodo americano, quindi se diciamo io lo sto guardando dall'alto il pezzo, e questo, quindi questa cavità starà in alto, perché ricordatevi che questa è, allora, per il metodo europeo sarebbe la vista di qua, quindi proiezione ribaltata, se sta di qua vuol dire che quella cavità sta in alto. Questo è il metodo americano, quindi sta in questa posizione, ma è lo stesso della vista da destra col metodo europeo, è la vista da destra del pezzo. Allora, qui sopra facciamo uno scasso di 20 e profondità 5. Avvia schizzo, cerchio, lo quotiamo 20, lo rendiamo concentrico. Concludi schizzo e andiamo a scassarlo, estruderlo, quindi sottraendo del materiale
5 mm. Già che ci siamo, potremmo fare anche questo foro qui, che è un foro da 10 passante, però prima incominciamo a mettere in tavola il nostro oggetto. Allora, per farlo devo prima salvare questo file salva con nome, e lo chiamerò Part 1 2019 12 17 filmato. Una volta che questo è filmato, andiamo di qua, scusate che questo è salvato, almeno c'è un primo salvataggio, andiamo di qua e incominciamo a proiettare la vista base. Allora, la vista base è questa, perché si deve vedere sia questa linea che questa linea, e infatti io le vedo tutte e due. Scala 3 mezzi, anche qui adottiamo, e poi facciamo la vista da destra, che col metodo americano si trova a destra, e diamo l'ok. E fino adesso diciamo che quello che abbiamo costruito è quello che viene in proiezioni perfettamente combacia con quello che c'è in proiezioni nel file di dati. Facciamo questo cerchio da 10, quindi ancora torniamo qui, avvia schizzo su questa superficie, cerchio, quota 10, posizionamento, uso la concentricità usando questo spigolo, concludi schizzo, estrusione fino in fondo. Allora, estrusione è tutto tratteggiato, quindi estrusione a tagliare fino tutte le facce, o fino a tutte le facce, direi. Ok, facciamo prima. Andiamo di qua, facciamo nascere la proiezione, e ancora tutto ci combacia. Adesso questo lo sposto un attimo più in qua, perché fra poco si allunga. E adesso, dunque, quindi la parte circolare è finita, bisogna fare questo parallelepipedo qui. Allora, attenti a questo parallelepipedo, si trova dove rispetto diciamo, alla faccia superiore? A 10 unità di misura, 10 mm. Quindi io mi costruisco un piano a 10 mm da questa superficie, oppure a 5 mm da questa superficie in basso, verso il basso, verso, scusate, l'alto. È la stessa identica cosa, il piano è sempre quello, facciamo così, perché una volta lo costruisco da qui, una volta lo costruisco da qui. Io partiamo da sotto, quindi questo qui è la parte inferiore. Andiamo sotto di 10 di 5 unità. Quindi schizzo, torniamo di qua, generiamo il nostro piano, offset da piano, il piano è questo, è verso il basso di 5. Non preoccuparsi se poi si è sbagliato qualcosa. Questo discorso qui, questa proiezione è qui per spiegarci e per farci accorgere che stiamo sbagliando qualcosa. Credo di non essere in errore. Comunque, io adesso do l'ok, il piano l'ho creato, e su questo piano vado a estrudere il mio, vado a costruire e poi estrudere da questo piano il mio parallelepipedo. Allora, schizzo, gli do le sue, beh, incominciamo a vincolarlo, quindi questo qua è poi diamo tutte le perpendicolari, e quattro quote necessarie, la posizione e le dimensioni. Allora, le dimensioni 60 per 20. La posizione, qui verrebbe comodo il suo punto baricentrico per farlo coincidere con l'origine, non ce l'ho, quindi allineo orizzontalmente e verticalmente. Quindi questo punto qui lo allineo con l'origine, e anche questo punto qui non l'ho preso.
Ho sbagliato il vincolo di allineamento, questo punto qui, ci siamo, lo allineo con l'origine. Concludi schizzo. Allora, sono su questo piano, lo devo estrudere per 15. Estrusione nell'altra direzione per 15. Ok. Allora, andiamo di qua, facciamo un controllo. L'ho messo dal lato sbagliato, devo rigirare 60x20, lo faccio subito. Allora, ripeto, l'errore qui è veloce da correggere. Vado su questa estrusione, su questo schizzo 4. Allora, questo è 60 e questo è 20. Concludi schizzo, aggiorniamo, perfetto. Questa è l'utilità di questa proiezione di controllo. In qualsiasi momento io verifico che quello che ho fatto, ogni singola operazione, tranne le prime, la prima, la seconda, poi faccio la proiezione, sulla prima non la faccio, verifico in tempo reale quello che ho fatto, senza grossi problemi per poi lo sviluppo finale del pezzo. Allora, fino a qui ci siamo tutto, mancano questi due denti qui. Questi sono due denti. Allora, che si trovano su questa superficie. Sono in rialzo o sono scassati? Sinceramente non riesco tanto a capirlo nemmeno io da questa proiezione, perché qui ci sono linee nascoste che sì, linee tratteggiate che è sopra le linee continue. Il discorso è sempre lo stesso. Vado qui, faccio il mio, ne faccio uno, verifico come funzionano le cose, e eventualmente se l'avevo fatto in una direzione di estrusione, cambio la direzione di estrusione e ho finito. Allora, torniamo qui, schizzo, 10x10, li faccio anche tutte e due, guardate, 10x10, e poi ancora prima di sistemare tutto, ok, concludi schizzo, non l'ho vincolato, però voglio capire se è sopra o sotto, concludi schizzo. Modello 3D, estrudi questo e questo, l'estrusione è di 5 o 10, 5, facciamo che sia 5, anche qui mi aiuterò, vado a farlo, vado a sistemarlo, sembrerebbe scassato, quindi proviamo subito, estrusione. L'ultima estrusione, modifica lavorazione, cambiamo, facciamo, ha dato dei problemi, perché ha dato dei problemi, modifica lavorazione, allora, sì, perché a tagliare non l'ho fatto, tac, attenzione che qui non combatte, andiamo a vedere l'effetto di nascosto, l'effetto che fa. Diciamo che si è spostato la parte giusta, il fatto che sia tratteggiato è dovuto al problema che io non l'ho allineato correttamente, però voglio dire, adesso vado di qua. Quindi cavo questo pezzo qui. Vado di qua, vado sullo schizzo, modifica schizzo. Incomincio a fare i miei vincoli, quindi allineo questo con questo. E questo con questo, poi perpendicolare, non con tutto lo spigolo, ma solo con questa curva, perpendicolare, perpendicolare, analogamente perpendicolare, non con tutto lo spigolo, ma solo con questa curva qui, perpendicolare, perpendicolare, poi le quote 10, 10 per 10, 10 per 10, questo.
via la quota, questo lo vincolo per uguaglianza, questo è uguale a questo. Ah, forse ho dato quello sbagliato. Verifichiamo. Infatti non gliel'ho data l'uguaglianza. Uguale. Si possono mettere le quote, eh? A questa curva. L'aggiunta ipervincola, benissimo, allora qui ci è andato a finire con l'operazione di prima, qualcosa di non pulito, visualizza i vincoli, questo c'è, vabbè, me ne occupo dopo, finisco questo, allora, questo qui 10x10 l'abbiamo messo, si tratta solo di posizionarlo, lo posizioniamo mettendo il punto medio, non dello spigolo, ma della curva. Questo qui. Sbagliato. Punto medio. Qui non è facile beccarlo. Probabilmente mi dovrò. Ok. Col punto medio. Tre quote necessarie, ma questo dovrebbe essere completamente vincolato. Tre quote necessarie perché di qua sto tribolando. Allora, uguaglianza. Di questa curva con questa curva e qui dovrebbe essere ok, è comparso. Uguaglianza e due quote necessarie di questa curva con questa curva e qui è comparso. Una quota necessaria, anche qui c'è il posizionamento. Allora, vincolo di coincidenza o di allineamento, fate quello che volete di questo punto medio. Con questo punto medio, vediamo. Ok, completamente vincolato, concludi schizzo, l'estrusione era già stata fatta e a posto, miracolosamente è andato tutto a posto. Il pezzo è esattamente lo stesso, le linee sono tratteggiate dove tratteggiate, continue dove continue. Per ulteriore scrupolo andiamo a quotarci questo oggetto. Allora, annotazione, così vediamo che sia proprio perfettamente uguale. Asse, prima gli assi. E questo lo allunghiamo per avere l'asse di simmetria, l'oggetto è assiale simmetrico. Esattamente come abbiamo fatto di qua. Poi ci servono anche qui degli assi, perché questi sono tutti fuori. Ecco, qui è successa una cosa, e questo me ne rendo subito conto. Non è effettivamente corretto. Guardate, qui la linea tratteggiata continua, qui si è fermata, e sì, perché andando a mettere il parallelepipedo, questo foro l'ho chiuso. Vabbè, niente di male, eh? Guardate, il problema è questo. Ecco, qua sotto non passa. Allora, niente di male, perché ci abbiamo già lì tutto. Lo finiamo, visto che me ne sono accorto, subito. E poi andiamo a finire la quota, via schizzo, cerchio, uguale a questo, è concentrico. L'uguaglianza dà la misura, la concentricità, dà la posizione. Concludi schizzo, estrudi. A tagliare tutto, tutte le facce, ok, diamo l'ok, torniamo di qua, ricompaiono le linee tratteggiate, quindi attenzione, avendo fatto il parallelepipedo dopo, devo stare attento che sia effettivamente tutta la stessa cosa. Se avessi fatto il parallelepipedo prima e il foro alla fine, non ci sarebbe stata questa rilavorazione da fare. Mettiamo gli assi, finiamo gli assi che è l'operazione che stavamo facendo, quindi 1, 2, anche qui ovviamente lo devo stendere, e adesso mettiamo le quote, le stesse sulle stesse viste. Oh, qui apro una parentesi per i miei allievi, attenzione perché queste quotature non sono, questa quotatura non è la quotatura che io richiedo nel tema d'esame. Quindi la faccio nell'esercizio semplicemente per verificare che l'oggetto sia esattamente lo stesso.
l'oggetto dopo modellato sia esattamente lo stesso assegnato come problema. Ok? Allora, quindi qui mettiamo un 10, un 5. Mettiamo a posto anche i soliti zeri, gestione editor stili, zeri finali li eliminiamo. Allora, le quote stanno qui, il metodo è il default standard ISO, gli zeri finali via, salva e chiudi, 10, torniamo alle quote. 5, 15, 20, non mette il segno di diametro perché l'ho presa come lunghezza. Allora prendiamolo, ma qui non c'è un diametro, scusate, questo è un parallelepipedo, sto dicendo una stupidaggine, andiamo avanti. La lunghezza, l'altezza del cilindro 20 e qui le quote sono state messe tutte quante e chiaramente sono le stesse. Allora mettiamo anche questa quota qui che non c'è nel disegno e che andava messa. Passiamo all'altra vista. Quindi mettiamo i tre diametri, eccoli qua, quota, trenta, venti, dieci. Mettiamo lo scasso, le due quote dello scasso. Dieci e dieci, perfetto. Mettiamo la lunghezza globale, l'altro scasso possiamo anche quotarlo, tanto l'abbiamo fatto uguale proprio con il simbolo di uguale. Comunque, vabbè, quotiamolo. La parentesi, se mi ricordo che si mette andando in editing. Due, ok, l'altra non la metto, 10 e poi manca 30, direi proprio di risparmiarcelo, 60 che è la globale, che è un cost to cost e quindi ce la pigliamo in questa maniera. E dopodiché le quote che c'erano nel modello, anzi qui ne abbiamo aggiunta una, non è vero perché non c'è qui, boh, si vede che ho fatto casino, è scappata via. Ah beh, questa è sull'originale sopra, scusate, diciamo sulla proiezione fatta adesso, invece c'era effettivamente 520. Beh, così l'ho aggiunta anche sull'originale sopra, che andrò a salvare, avendo aggiunto quella quota. Direi che tutto uguale, tutto perfetto, l'esercizio è finito. Al solito, un bel like se vi è piaciuto, se avete imparato, se pensate di aver imparato qualche cosa. E ci vediamo al prossimo filmato. Buon lavoro!